Ragazzi, vi ringrazio in anticipo per l'iscrizione al canale e il mi piace che metterete a questo video. Quindi alziamo solo di 1 milione, magari a 18 ci incontriamo, 17,7. Ma sì, dai. Non sono questi 300.000 euro che faranno la differenza. Comunque è in scadenza, riusciamo a venderlo ad una cifra di poco superiore al suo valore effettivo, quindi ottimo. Mentre noi quelli in scadenza li prendiamo a molto meno del loro valore reale. Ed eccolo Cragno, dopo che aveva accolto tutti i nostri nuovi arrivi, ora siamo noi che accompagniamo lui alla porta. Comunque a 29 anni era in scadenza e finalmente riuscirà a giocare per la Fiorentina. È un 81 ed è giusto che giochi in una squadra del genere. Vedete, comunque ottimo affare perché appunto era in scadenza. Cragno venduto. Moretti fa più 4, arriva a 64 da ala. Benissimo. Siamo riusciti a vendere Cragno e ci sarà finalmente all'età di 36 anni l'approdo di Sirigu al Cagliari. Speriamo non chieda una cifra esorbitante. È anche vero che probabilmente sarà il suo ultimo contratto della carriera. Ruolo squadra ovviamente cruciale, contratto di 2 anni va benissimo. Non vuole neanche troppo, bonus ingaggio bassissimo, stipendio accettabile e la volontà comunque è quella di venire a Cagliari per fare il titolare. A questo punto possiamo anche pensare a sostituire Millico anche numericamente e penso che Zanimacchia possa andare più che bene, vediamo quanto vorrà di stipendio. Ovviamente non possiamo offrire un ruolo più basso di quello che chiedono. Proveremo ad accontentarlo. 3 anni. Facciamo una via di mezzo. Vuole parecchio. Giustamente. Accetta. Noi insistiamo. E lui alla fine cede. Direi che Zanimacchia possiamo intanto spostarlo a sinistra così cresce di piede debole e poi spostarlo definitivamente ala. Tra l'altro Dossen è già salito di 1, così come Altare. Anche Terracciano fa più 1 grazie al cambio ruolo. A questo punto, avendo acquistato buona parte dei giocatori che ci mancavano, direi che è il momento di pensare ai rinnovi di contratto, o meglio agli adeguamenti di contratto, perché tutti i giocatori, a parte i nuovi arrivati, hanno ancora le cifre standard della Serie B, mentre quelle della Serie A sono nettamente più alte. Vedremo se
qualcuno rifiuterà e magari andrà messo sul mercato e quindi sostituito, oppure potremo fare anche per quest'anno affidamento su di loro. Aresti lo possiamo lasciare così, Ciocci andrà via in prestito, Radunovic proviamo a chiedergli di fare da secondo, ovviamente non a cifre esorbitanti, lui chiede importante, non possiamo dargli il ruolo importante purtroppo. A meno che non si faccia male Sirigu. Intanto vediamo quanto chiede di stipendio. Non chiede troppo. Però è importante. La vedo dura. Io aspetterei. Perché ci ho pensato, accettare importante non ha molto senso. È vero che lui è bravo, chiede non tanto di più, cioè ci sta 5.000 per fare il dodicesimo, però a 27 anni penso che voglia anche giocare con continuità. È vero che anche grazie a lui siamo arrivati in A, però importante non possiamo garantirglielo. Sirigu probabilmente quest'anno calerà moltissimo, ma allora preferisco inserire un giovane quest'anno come secondo, in modo che Sirigu possa crescerlo, diciamo, e poi lasciargli il posto la prossima stagione. E a questo punto mettiamo in lista trasferimenti Radunovic e andremo a cercare un altro giovane promettente, non ovviamente Cioci che andrà in prestito per tentare almeno di arrivare a 60 di overall, mentre Barreca è sul mercato, quindi possiamo anche aspettare a rinnovargli il contratto e magari uno stipendio ancora basso potrebbe renderlo appetibile anche a squadre di Serie B, un po' come abbiamo fatto noi con lui l'anno scorso. Capradossi è ancora infortunato, torna da una frattura. È sul mercato, non abbiamo ancora ricevuto offerte, però aspettiamo per lo stesso motivo a rinnovarlo. Dossena fa più uno giocando benissimo il precampionato, si dimostra il muro difensivo che è stato anche l'anno scorso. È vero che è solo un 63 a 24 anni, ma merita il rinnovo di contratto. Io non voglio nemmeno mandarlo in prestito, mi ci trovo benissimo con lui, è fortissimo secondo me, non gioca da 63, accetta sporadico ovviamente, gli prolunghiamo di un anno, sì, stipendio gli possiamo dare 4.000 più 40 di bonus. Accetta ed è contento, bene. Obert ha 20 anni, è un 68, alti e bassi per lui, ma è in fase crescente, quindi anche lui merita il rinnovo. Lui facciamo più uno. È bravissimo Robert, cioè chiede pochissimo, allora forse a Dossena gli abbiamo dato troppo, perché chiede, gli abbiamo dato il doppio. È vero che noi non lo consideriamo un 63, ma a Dossena abbiamo dato esattamente il doppio di Robert. Robert è un 68, Dossena è un 63, infatti abbiamo sbagliato perché c'è di nuovo questo bug che lui propone la cifra, noi l'accettiamo e lui non è ancora contento del contratto. Errore mio che ho accettato una cifra così bassa. Mannaggia. Altare
va rinnovato. È colpa mia, che ancora non conosco bene i miei polli, e per i miei polli intendo questo gioco. Più uno anche per altare. Vedete che anche lui chiede poco, noi glielo alziamo a 10. Mi sono completamente dimenticato di questo tranello durante il rinnovo a Obert, purtroppo. Vediamo se altare almeno è contento. No, dai però, cioè, che gioco del cavolo. Cioè, ti offro di più di quello che mi proponi tu e tu non sei contento, poi rimane bloccato il pollice in giù. Che palle. Zappa che vogliamo fare? Quanto gli devo dare? 20.000 zappa, non lo so. Cioè, mi dite voi la cifra, io ve la alzo ancora e poi non siete contenti. Zappa chiede importante, ma dovrà comunque lasciare abbastanza spazio anche a Zanoli. Chiede altri 3 anni, ci sta perché comunque è giovane. Allora anche lui lo portiamo a 10.000. Vediamo anche un bel bonus. Cioè, più di così non so che devo fare. Non era esattamente la cifra, me ne è chiesta una la metà e poi non era esattamente la cifra. Lui è neutro però. Poi Makumbu è un 68, comunque gioca bene. Qua mi suggeriscono di dargli almeno 14.000. Da 1 e 4 guadagnerà 10 volte tanto, anche lui gli daremo 10.000. Allora non avevo fatto male con Dossena a dargli parecchio di più. Lui chiede importante e gli daremo importante. Vuole più uno, gli diamo più uno, non vuole la clausola nemmeno noi. Vedete, c'è cifre bassissime, dai. Poi se no chiedono tutti la cessione, allora tanto vale renderli felici fin da subito. Non era esattamente la cifra, vabbè. Rinnoviamo anche il capitano. Adesso 35.000, come suggerisce il gioco, mi sembra un po' troppo. Proviamo anche per lui 10.000. Vuole di più, oh, finalmente. Poi se no vi incazzate dopo, però è meglio che lo dite quando siamo seduti al tavolo, quanto volete. No, che prima dite sì e poi storcete il naso. 15.000 va bene, non era esattamente la cifra. Ne volevi di meno, ma almeno non ha il pollice in giù. Viola l'ho messo sul mercato, anche se si ritirerà, non lo vado ovviamente ad adeguare il contratto perché è già basso. Spero voglia concludere la sua carriera giocando un ultimo anno, anziché facendo panchina o tribuna da noi. Milanese rimane, ma andrà anche lui rinnovato. E ormai, se prima 5.000 in Serie B era il tetto massimo, adesso stabiliamo i 10.000 come tetto minimo in Serie A, perché sennò poi si incazzano tutti. Vuole importante milanese. Beh, però mi piace questa mossa. È arrivato Gaetano, però lui dimostra che ci tiene a giocare. E daremo 10.000 anche a lui a sto punto.
visto che poi chiede anche l'importante. Non era esattamente la cifra, ne volevi di meno, certo, non era esattamente la cifra. Non ha alcun senso tutto questo, manco Asu lo lascerei così, anche se non è felice. A Terracciano ancora va bene lo stipendio, Falco lo metto sul mercato sperando di farci qualche soldino e al massimo poi lo rinnoveremo, vediamo. Luvumbo è da rinnovare. Ruolo, proviamo con turnover e vediamo cosa dice. È importante, va bene, ci sta. Bravo. Altri 2 anni, ah, allora, dai, bene. Però vuoi la clausola? Ah, no, io non te la metto la clausola. Meglio ti do di più di stipendio. No, vabbè, poi tanto ti do sempre i soliti 10.000. Non era esattamente la cifra che sperava. Certo, ti do il triplo. Oh, almeno lui è contento. Melchiori si ritira, può rimanere con noi mentre la Padula si riprende. E la Padula a questo punto aspetta a rinnovarlo. Anzi, non nego che possa arrivare anche una quarta punta, numericamente. La quarta, ma di valore potrebbe essere il rincalzo per Colombo, perché Melchiori è un 61 e la Padula è un 70, 33 anni, ma è ancora rotto per 4 mesi.